Questo gruppo, questo insieme per San Martino, dove vuole arrivare? Beh, vuole arrivare soprattutto ai cittadini, perché si è persa un po', si è creata una netta distanza tra la politica e i cittadini. I cittadini non vengono più tutelati dagli anziani ai giovani. C'è bisogno di creare questo ponte unico tra politica e cittadini. Come pensate di coinvolgere i cittadini? I cittadini li coinvolgiamo partendo da questa sera, ci saranno dei tavoli di confronto, delle proposte, scenderemo in piazza soprattutto perché non siamo lontani dalla politica delle stanze chiuse e soprattutto buie. Noi scenderemo in piazza, parleremo concretamente alla gente, abbiamo l'onestà e le intelligenze per farlo, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Agiremo con la solita politica dei ricatti, dei privilegi, questo è alla base di questo progetto, tutto qui.